Siamo alla vigilia della chiusura del MICAM 2012, si mantiene costante la presenza dei compratori, soprattutto esteri, come confermano gli stessi imprenditori calzaturieri, marchigiani e non solo. Sul podio sicuramente i russi seguiti dai giapponesi, ma non mancano tra i buyer, i cosiddetti compratori, anche gli americani, gli Emirati Arabi e i nigeriani. Dunque i dati confermano quelli che erano le previsioni di già da Confindustria Marche nell'ultimo trimestre del 2011. Sentiamo le dichiarazioni del presidente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Calzaturieri Italiani, Cleto Sagripanti. L'impressione è positiva. Nei primi tre giorni abbiamo avuto tante visite di buyer, italiani e stranieri, quindi da tanti paesi. Poi non abbiamo ancora i numeri ufficiali come ANCI, in quanto li avremo domani sera per poi fare delle valutazioni più accurate. Però senz'altro il MICAM continua a essere la vetrina più importante al mondo, sia per l'esposizione sia per le visite, per dimensione di aziende ma anche per numero di aziende. Quindi la fiera più importante al mondo delle calzature è a Milano, in Italia. 9 mesi fa, al momento della mia elezione, la base mi ha chiesto anche un maggior impegno di ANCI nella lobby e nello standing di vicinanza politica ai politici, e questo l'abbiamo fatto. Non è stato possibile a settembre perché è solo 2 mesi di elezione, abbiamo lavorato per marzo. Noi siamo per dialogare con la politica, non per lottare contro la politica, e qui chiederemo alcuni dossier importanti di apertura di aiuto alle aziende.